Siamo qui con il presidente della FIPAV Abruzzo, Fabio Di Camillo. Ancora un anno qui per la festa del volley. Cosa ci dice a riguardo? Ma questo sta diventando un appuntamento molto importante per noi, perché con questa occasione abbiamo un confronto con tutte le nostre società per riflettere su quello che è stato fatto l'anno scorso e per inaugurare, diciamo, il nuovo anno. L'occasione poi è importante perché abbiamo il vicepresidente federale Giuseppe Manfredi, i vari tecnici delle nazionali giovanili e con loro e soprattutto i politici nostri, abbiamo il presidente del consiglio regionale Sospiri, l'assessore regionale Liris. Li dobbiamo coinvolgere nel tentativo di creare questo sistema Abruzzo, come lo definisco io, che sia di aiuto al nostro movimento ma alla regione in generale. Per quanto riguarda invece le promozioni che hanno visto protagoniste molte squadre abruzzesi, cosa ci dice su questo? L'anno passato è stato un anno importante, abbiamo avuto due promozioni in B1 nella femminile, quindi la nostra compagine a livello nazionale si è decisamente rinforzata. Ed è una nuova sfida, dico io, che dobbiamo cercare di vincere, come dice Sergio, alla fine poi della prossima stagione agonistica, perché in partenza siamo tutti forti, ma poi il campo è quello che è il giudice unico che decreta il successo o meno delle nostre realtà. Il vicepresidente FIPAV Giuseppe Manfredi. Quest'anno è stato un anno molto importante per noi. E dobbiamo dire anche con dei risultati apprezzabilissimi, al di là del settore giovanile. Under 19 maschile, no? 19 maschile, ma dobbiamo ricordare che abbiamo preso altre medaglie anche al layoff, abbiamo preso tantissime medaglie d'argento, abbiamo vinto le Universiadi. Ecco, quest'anno nel giro di 2 anni abbiamo portato 17 medaglie, cioè non è uno, diciamo che bene o male. Le nostre nazionali sono fatte valere, soprattutto i risultati più importanti sono state le due qualificazioni olimpiche, maschile e femminile, quindi a Tokyo già ci siamo con la nazionale maschile, nazionale femminile senior, il beach volley maschile e il sitting volley femminile. Aspettiamo ancora qualche altro momento, aspettiamo ancora qualche altra coppia di beach che possa raggiungere gli altri a Tokyo. La signora Monica Cresta, allenatrice dell'Under 21 maschile, cosa ci dice per quanto riguarda questo nuovo panorama degli uomini all'interno della pallavolo? Che domanda, difficile. Io devo rispondere come rispondo sempre in queste occasioni. Non c'è tutta questa differenza, secondo me, nel fatto di allenare maschi o allenare femmine. La differenza per noi donne che lavoriamo con i ragazzi è il fatto che non si possa entrare negli spogliatoi, fondamentalmente. Okay. Però capita anche ai colleghi uomini che non possono entrare negli spogliatoi delle ragazze. Quindi fondamentalmente non c'è nessuna differenza. Forse il rapporto cambia un pochino perché i ragazzi, soprattutto quelli grandi che avevo io, magari tendono a non essere così cattivi magari nelle situazioni rispetto a una donna, esatto. Però niente, io ho avuto sempre ottimi rapporti con tutti gli atleti che ho avuto e da giocatrice avevo allenatori uomini e ho sempre avuto gli stessi buoni rapporti. E quali sono le più grandi soddisfazioni che in qualche modo le hanno dato sul campo dal punto di vista umano più che sportivo? Perché credo che nello sport questo sia un fattore essenziale. Come ho detto prima, il rapporto che si crea con i ragazzi, quella è la cosa più bella in assoluto che si può ottenere. Il rapporto rimane anche al di là delle gare, al di fuori, anche adesso che non li alleno più, quindi non li vedo più in questo momento, il rapporto c'è sempre, ci sentiamo costantemente, io so, li seguo anche tramite i social, nei loro percorsi pallavolistici, però siamo a stretto contatto. Francesco Vanni, classe 1987, nato a Pescara ma romano d'adozione, vincitore della Coppa Italia 2019. Beach volley, cosa ci dice a riguardo e soprattutto di questo grande successo che ti ha visto protagonista? Allora, partendo dalla Coppa Italia, è stato il coronamento di un'estate un po' travagliata fra infortuni
sia per quanto riguarda me che per Andrea, che durante la stagione non ci ha mai permesso di avere un ritmo costante né di allenamento né di risultati. Il 2019 per me era un anno di riscatto, perché quest'inverno ho subito un intervento al gomito, e comunque ogni intervento è sempre un'incognita per poi organizzare e pianificare la stagione successiva. Quindi coronare con questo risultato la stagione è stato davvero la fine perfetta, la conclusione perfetta di un anno abbastanza travagliato. Sì, infatti abbiamo visto che anche il tuo compagno ha avuto vari problemi, no? Sì, a partire da Milano abbiamo dovuto abbandonare la semifinale per un infortunio alla schiena mio. Poi a Palinuro lui ha avuto un problema al piede che non gli ha permesso di giocare. Infatti abbiamo giocato in condizioni davvero problematiche, perché non riusciva proprio nemmeno a saltare, quindi ha avuto un sacco di difficoltà anche in quella tappa. È l'unica tappa alla fine in cui siamo andati più o meno in condizione sia fisica che spirituale. Catania? Sì, di ripresa dagli infortuni siamo riusciti ad ottenere questo risultato, quindi è stato davvero... davvero bello. Ma qual è stata la motivazione che ti ha spinto? Perché immagino che in questi casi, quando comunque la fisicità viene a mancare, ci vuole veramente una grinta che ti porta avanti. Una voglia di riscatto mia dovuta a questa incognita, e ho messo veramente tutto me stesso in tutta la stagione, e tolti questi problemi siamo riusciti ad ottenere quello che ci eravamo prefissati. Cosa pensi del successo che sta avendo il beach volley negli ultimi anni? Cioè, addirittura si è riscontrato un aumento del 50% delle iscrizioni alle partite di serie e ai campionati assoluti anche. Il beach volley, soprattutto a livello amatoriale, ha avuto un boom incredibile. Io vedo anche a Roma c'è un'enorme partecipazione, grazie anche ai risultati ottenuti dalle coppe italiane nelle ultime due Olimpiadi e soprattutto in quella di Rio. E c'è un grandissimo bacino di praticanti e partecipanti, e secondo me bisognerebbe ottenere una struttura diversa anche rispetto alle manifestazioni, come può essere nell'indoor, che c'è un calendario scadenzato di tutto, a partire dall'inverno, che poi preparerebbe i giocatori per l'estate. Siamo qui con Claudia Scampoli, campionessa della Coppa Italia 2019 di beach volley classe 2000 a Vastese. Cosa ci dice a riguardo di questo grande successo? Beh, sicuramente diciamo è l'ultimo successo ricevuto con, diciamo, come una ciliegina sulla torta, perché è stata una stagione piena di difficoltà, piena di cambiamenti, tornei internazionali, e si è conclusa appunto con la vittoria della Coppa Italia, che penso sia a questo punto stata meritata, perché frutto di tanto lavoro, tanti sacrifici, e quindi al meglio non potevo chiudere la stagione. Certo, insieme anche ad Alice Gradini. Sì, Alice Gradini, ho fatto seconda allo scudetto italiano assoluto e abbiamo vinto la Coppa Italia, quindi insomma abbiamo anche giocato poco insieme, ci siamo trovate, abbiamo subito aggredito sul campo e siamo riusciti a prenderci quello che meritavamo. Inoltre tu, anche come Francesco Vanni, hai subito vari infortuni che comunque ti hanno accompagnato durante questa stagione, però devo dire che li hai superati con grande verve, no? Sì, diciamo infortuni diciamo lievi, ho avuto, insomma, ho giocato un po' con una tendinite. La mia compagna Alice Gradini invece risale da un infortunio abbastanza grave, si era rotta al ginocchio lo scorso anno, quindi infatti sono contenta anche per lei che insomma è risalita e è riuscita a conquistare un ottimo risultato. Speriamo di vedervi ancora brillare sui campi di beach volley. Grazie mille, in bocca al lupo Crepi. You should let it.